Buonasera dal Millennium, è appena cominciata la partita tra Hertha Tavernello e Two Goals One Cup, valida per la terza giornata di Uniligue. Le Two Goals One Cup con Poli, Poli allunga in direzione di D'Arienzo, limita dell'area di rigore, D'Arienzo! Conclusione fuori. Probabilmente andrà al lancio lungo in area di rigore. Così infatti palla in area, il colpo di testa, palla alta. Si rende pericolosa in realtà Tavernello dopo 10 minuti di gioco per Lannino, Lannino per Palumbo, di prima per Chianese, sempre sulla sinistra. Il traversone in aria, il colpo di testa di Battistelli, palla fuori. Nuto che osserva il piazzamento dei compagni, decide di servire D'Arienzo che non subisce fallo secondo l'arbitro. Il tiro da lontano, Mangini coi pugni, allontana. Da Cipollaro, ma Palumbo controlla ancora palla. Scambio con Chianese, palla che arriva in area, Battistelli, il miracolo di Esposito che poi riesce a bloccare il pallone. Allunga sulla destra in direzione di Poli. Poli tenta di accentrarsi, serve D'Arienzo che carica il sinistro, Mangini coi pugni. Calcio d'angolo, il traversone in area, palla deviata fuori. Su questa azione finisce il primo tempo, tutto invariato, sempre il 0-0 il punteggio. Ci aspettiamo qualcosa di meglio nella ripresa. Cominciato il secondo tempo, si ricomincia dal punteggio di 0-0 tra Hertha Tavernello e Two Goals One Cup in questa terza giornata. Punziano, il lancio in profondità per Peluso che salta un avversario. Palla in area di rigore per Luca Poli, il tiro! 1-0, Two Goals One Cup con Luca Poli, ben servito da Peluso. Questa volta sul pallone va De Biase, lo scambio con Pisa. Traversone in area, la deviazione, calcio di rigore. Calcio di rigore per Hertha Tavernello. Calcio di rigore per Hertha Tavernello sul pallone Chianese contro Esposito. Il tiro! 1-1 il pareggio di Hertha Tavernello su calcio di rigore con Chianese che spiazza Esposito. Palumbo, palla in area di rigore. Battistelli interviene Esposito. Poi ancora Battistelli, il palo. Poi non riesce a deviare in porta. Persone, lo effettua in questo momento, la deviazione, palla che resta in gioco, in area di rigore per Chianese che salta un avversario, tenta il tiro, Esposito in qualche modo e poi Battistelli si divora il gol del 2-1 in modo incredibile. Chianese che recupera palla, scambio con Battistelli, il tiro, la deviazione, palla che resta ancora lì, il traversone in area, altro calcio di rigore per Hertha Tavernello. Altro calcio di rigore quindi per Hertha Tavernello sul pallone sempre Chianese, ancora contro Esposito, il tiro, questa volta Esposito riesce a disinnescare la conclusione, si rimane sul punteggio di 1-1. Palla per Chianese, autore del gol del pareggio, salta un avversario, serve Palumbo sulla destra, il traversone in area, ci arriva De Biase, in area di rigore, passaggio per Battistelli che si divora ancora il gol del 2-1. Battistelli, la punizione, il tiro, la deviazione, ma il pallone entra in gol. Battistelli finalmente riesce a trovare la via della parete. E quindi 2-1 il Tavernello che riesce a ribaltare il risultato di svantaggio iniziale. Il tiro di D'Arienzo, palla alta. Su questa azione si conclude l'incontro. Il Tavernello riesce a ribaltare lo svantaggio iniziale, a portare a casa un'importante vittoria. Linea alle interviste. Siamo qui con Lannino e Chianese, giocatori di Hertha Tavernello che è riuscita ad avere la meglio di Two Goals One Cup in un finale convulso per 2-1. Ragazzi, una partita nel primo tempo bloccata, avete sofferto molto, non siete riusciti a concludere verso la porta. Poi dopo lo svantaggio iniziale siete riusciti a rimontare la partita nonostante il rigore fallito da Chianese. Un commento sulla partita in generale, ragazzi. È stata una partita maschia molto dura contro una bella squadra. E purtroppo diciamo, è la prima partita che giochiamo tutti quanti insieme, perché le altre settimane non c'eravamo. Stiamo facendo un nuovo gioco, però stiamo adattando. Aspetto, il risultato 2-1, abbiamo sbagliato anche qua il rigore con Andrea. Non dirlo, Forza, perché lo devi è fare. Però ora uno l'ha l'ha segnato pure. segnato. Se l'era anche conquistato il secondo, Eh dai. sì. Però penso che per le occasioni la vittoria sia stata meritata, perché Mangini non ha fatto nessun intervento. Hai detto stesso tu, probabilmente c'è stato anche un problema di amalgama della squadra, anche a questo che è dovuto alla mancanza di occasioni per i primi 30 minuti Sì, dell'incontro. diciamo che siamo in fase di rodaggio, abbiamo fatto appena 3 partite insieme e quindi ci stiamo conoscendo piano piano. Sicuramente nelle prossime partite si vedremo un gioco sicuramente migliore. Oggi è stata una partita combattuta, siamo stati fortunati alla fine a vincerla, con una punizione alla fine. Per il momento va bene così. Ringraziamo Lannino e Chianese per la Grazie, disponibilità. Dal buonasera. Millennium è tutto, buonasera. Ciao, grazie.